La Lazio ha motivo di festeggiare. Dopo quasi un anno fuori dal campo, Senad Lulic è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Simone Inzaghi ha ritrovato il capitano biancoceleste a seguito di un lungo stop causato da un infortunio alla caviglia. L'esterno rientra in un periodo intenso per la società capitolina, che sta pensando alla sfida contro il Parma, in programma domenica 10. In questa occasione Inzaghi dovrà fare i conti con l'assenza di Correa e Fares, out da prima di Natale per problemi muscolari, e che puntano a rientrare per il derby di venerdì 15 contro la Roma. Brutte notizie in casa Inter. Gli esami strumentali per Danilo D'Ambrosio, uscito anzitempo durante il match perso contro la Sampdoria, hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana. Antonio Conte perde così una pedina che si era rivelata particolarmente importante in chiave turnover. Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan resta incerto. L'estremo difensore è sotto contratto fino al prossimo giugno con i rossoneri, ma al momento non ci sono novità circa il rinnovo. Per le DS Sport però la certezza è che il nazionale azzurro resti comunque un obiettivo del Paris Saint-Germain. Il primo valido motivo che spinge il club di Ligue 1 a scommettere sul portiere milanista è l'esperienza ad alti livelli dell'estremo difensore, nonostante la giovane età. Inoltre, un eventuale trasferimento permetterebbe ai parigini di consolidare ulteriormente i legami con Mino Raiola, agente di molti big del calcio europeo. Riflettori puntati sull'Olimpico. La Roma ha l'occasione di battere finalmente una grande, l'Inter di far dimenticare la sconfitta di Marassi. Giallorossi con Spinazzola e Dzeko, nerazzurri Vidal e Lukaku dall'inizio. Il capolista Milan, privo anche di Çalhanoğlu, contro un Torino in ripresa. Pioli recupererà Tonali. La Juve con Chiesa ha messo le ali, ma il Sassuolo è pericoloso. L'Atalanta a Benevento riavrà Romero, Sanniti in forma. A Udine un Napoli ancora rimaneggiato, i friulani senza Pussetto. Lazio e Verona contro i pericolanti Crotone e Parma. D'Aversa in panchina. Fiorentina senza Ribéry, ma a caccia di gol contro il Cagliari. Il Genoa affronterà il Bologna dai 5 pareggi consecutivi. Il derby Spezia-Sampdoria con Quagliarella che ha rifiutato la Juventus. Una giornata ricca di incognite.